Questa gara potrebbe dar loro il titolo. Con diverse giornate d'anticipo devono vincere per chiudere i conti, ma nel caso in cui non dovessero farcela, hanno comunque a disposizione altre partite per centrare il loro obiettivo. Occhio al suo movimento. C'è il triangolo. Duello tutto di forza. Palla larga. Padoin. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Si avvicina all'area. Occhio al pallone filtrante. Apre bene di testa. Sprecano la ripartenza. Diatabaré. Punta l'area. Show. Apre il gioco. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Pirlo. Padoin. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Kolarov. Buona triangolazione. E l'arbitro. E c'è l'intervento dell'arbitro. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Diatabaré. C'è spazio davanti a sé. Diatabaré. Attenzione. La deviazione. Calcio d'angolo. Corner battuto in mezzo. Padoin. Portiere sicuro, blocca il pallone. Sarà fallo laterale. Sbagliato qui il passaggio, pallone irraggiungibile. Incredibile errore del portiere. Spazzano senza problemi. Palla in out e dunque calcio d'angolo. Calcio d'angolo corto. Caraiò. La mette in mezzo, si salva di pugno. I compagni si fanno vedere. Werner. Trash. Werner. Pirlo. Gran palla in mezzo. Che gol! Splendida rete! Mancano pochi punti per conquistare il titolo, ma oggi sembrano davvero in difficoltà. Riusciranno a rimontare? Lo svantaggio è di una sola rete, quindi ampiamente recuperabile. Dovranno però giocare meglio di quanto fatto finora. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Guadagna metri verso l'area. Nulla di fatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo.
di testa per il compagno. Ha perso il pallone. Kolarov. Yatabari. Contrasto eccezionale. C'è una ricerca sistematica dell'offside, della tattica del fuorigioco da parte della squadra ospite. Vogliono allentare la pressione sulla difesa e tenere gli avversari il più possibile lontani dall'area. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Occhio al tiro, palla in gioco. Buono il dai vai. Lo ferma ma non controlla. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Show. Può far male da lì. Il difensore è un muro su questo tiro. È il tocco di testa. Distinto il difensore. Spazza via. Yatabari. Ma come si fa a sprecare un'occasione così, Stefano? Stavo per farti la stessa domanda, sai Pier. Devono essere più lucidi, più concreti sotto porta. Solo così possono sperare di arrivare al pareggio. Show. Una grandissima parata questa. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. La tocca per il compagno. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Show. Occhio al traversone. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Calcio d'angolo battuto male, palla raccolta dalla difesa. Werner. C'è il tocco al proprio portiere. Intercettano bene il pallone. Comincia ora il secondo tempo. Show. C'è la rimessa con le mani, può nascere qualcosa di interessante. Rimessa battuta male, pallone regalato agli avversari.
Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, assolutamente. La palla è uscita di pochissimo. Sembrava già dentro da qui. Ci sono metri a disposizione. Palla vagante adesso. Ottimo intervento del difensore che la mette in corner. Ecco che ci viene riproposta la parata di prima. Bel tiro, un gran bel tiro, ma il portiere ha risposto da campione. Tiro della bandierina corto. La traiettoria verso il centro. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Berner. Riescono a recuperare il possesso. C'è la rimessa con le mani. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. C'è il rilancio lungo. Attenzione! E il portiere dice di no. Il pressing del difensore ha costretto l'attaccante a portare il pallone oltre la linea. Palla riconquistata dagli avversari, rimessa battuta proprio male. Punta l'area. Berner. Fanno girare palla dalla tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. Show. Occhio al suo movimento. Interviene proprio attenzione, rigore. C'era. Ha allungato la gamba, ha colpito il giocatore avversario prima della palla, non ci sono grandi dubbi. Pertinente, perfetto, impeccabile l'arbitro nella sua decisione. Fallo netto. Niente da fare per il portiere. Hanno pareggiato, dunque 1-1. È riuscito a interrompere la trama con gran palla in mezzo. Può far male da lì. La prodezza del portiere, che dice di no. Poteva fare sicuramente meglio da lì. Chance da calcio d'angolo per cercare il gol vittoria. Tifosi di casa che cominciano a essere spazientiti dalle continue perdite di tempo della squadra ospite, insomma, li possiamo anche capire. Capisco l'atteggiamento del pubblico, praticamente non si gioca più ogni volta che la palla esce o che l'arbitro ferma il gioco. Il direttore di gara dovrebbe mostrare più polso in queste situazioni. Buono l'appoggio. Maragna metri. Pirlo. Werner. Può girare il pallone. Werner! Padoin. È stato fermato dal difensore. Puntuale qui il difensore nel recupero. Pirlo. Cerca la porta. Portiere chiamato in causa qui. Direi non troppo difficile. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Werner. Recupera il pallone con un intervento facile. Palla che viene controllata, pericolo. Sta avanzando. Kolarov.
Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Guadagna metri verso l'area. Interrompono bene l'azione. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Kolarov. Spazio per il traversone. E il pallone se ne va via. Ha spazio per tirare. E il portiere la allunga in calcio d'angolo. La deviazione, calcio d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Calaiò. Trash. C'è spazio per andare. Ottimo intervento. Siamo negli ultimi minuti di gioco. La situazione è di parità. La certezza del titolo probabilmente è rimandata alla prossima partita. Così sembra, Pier, anche se non è detta ancora l'ultima parola. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone. Fischia l'arbitro, punizione. Ci sono metri a disposizione. È stato perfetto nella lettura, ha intuito la situazione ed è riuscito a intervenire. Ha letto già prima la situazione ed è intervenuto in maniera vincente. Calaiò. Palla girata sulla fascia, cross in mezzo, respinge il pallone di pugno. Pericolo, ecco il tiro. La parata del portiere che dice di no. Fase finale della gara, occhio a questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo e il portiere recupera il pallone. Gara ancora incerta, risultato in parità, tutto può succedere. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. L'attaccante è fermato in netta posizione di offside. Poteva segnare qui, ma ha anticipato troppo il movimento, finendo oltre l'ultimo difensore. Pirlo. Padoin. Calcio di punizione assegnato dall'arbitro. I tifosi ospiti non apprezzano certo le reiterate perdite di tempo della squadra di casa in occasione di ogni rimessa o punizione. Vogliono guadagnare secondi. L'arbitro forse dovrebbe cominciare a tirare fuori qualche cartellino. È l'unico modo per evitare. Calaiò! Manca poco al termine, attenzione a questo calcio d'angolo. Tiro della bandierina corto. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Corner importante, manca poco. Vediamo con l'aiuto delle immagini come giudichi questo intervento del portiere. Beh, spesso ci soffermiamo ad analizzare solo i gesti tecnici degli attaccanti, ma qui bisogna riconoscere una grandissima parata. Parate come queste
valgono quanto un gol. Di testa concede il fallo laterale. Arriva il triplice fischio dell'arbitro. Gara.